Completati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'istituto comprensivo Scipione Lapi di Apecchio, è un giorno di festa per questo centro sull'Appennino. La scuola significa vita. Siamo con il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci. Sì, siamo arrivati alla fine di un percorso complesso, difficile, però ricco a questo punto di soddisfazioni. Già i ragazzi sono entrati e svolgono le loro lezioni nel nuovo complesso completamente ristrutturato, messo a norma con un intervento di miglioramento sismico che poi è diventato di adeguamento sismico, raggiungendo un indice di sicurezza pressoché completo. Quindi al termine di questo intenso lavoro c'è la soddisfazione di poter offrire ai nostri ragazzi un luogo non solo sicuro, e già questo è una caratteristica fondamentale, ma anche un luogo funzionale, moderno, adeguato a tutte le attività, che può essere il centro propulsore per le attività educative, per la crescita dei ragazzi, ma anche per come punto di riferimento fondamentale per una comunità come la nostra. Indubbiamente per Apecchio avere una scuola come questo, un complesso scolastico come questo, è una grande ricchezza. Significa la speranza, significa far credere ai giovani che qui si può. Sì, è un'attività, è stata un'attività che proprio ha cercato anche di dare questo segnale. L'amministrazione comunale ha cercato di coinvolgere tutti gli attori partecipanti al mondo della scuola. L'istituto comprensivo Scipione Lapi statale, Scipione Lapi di Apecchio, ha una lunga tradizione. Già nel 1975 la nostra scuola, oggi primaria, all'epoca scuola elementare, era stata oggetto di una delle primissime sperimentazioni della scuola a tempo pieno. Gli edifici che vedete, questo è un edificio ristrutturato, il precedente edificio della scuola primaria, sono realizzazioni degli anni 60, quindi Apecchio è stato sempre all'avanguardia, come avamposto di frontiera regionale, ha sempre visto la scuola come un momento determinante e fondamentale, quindi l'amministrazione comunale ha cercato di rendere partecipi a questo progetto tutti gli attori protagonisti. Alla fine, dopo uno sforzo che è stato veramente importante, perché noi abbiamo una struttura comunale piccola, abbiamo difficoltà dal punto di vista della burocrazia come altri comuni, ma in una struttura più piccola queste difficoltà si avvertono in modo ancora maggiore, ma c'è stata una forte partecipazione dai dipendenti al mondo degli insegnanti, la dirigenza scolastica, al personale. Poi abbiamo realizzato un piccolo tavolo di consultazione in cui hanno partecipato anche i genitori, il mondo generale della nostra, in generale la nostra comunità. Quindi il segnale che dà l'amministrazione è un segnale di metodo, di coinvolgimento, di partecipazione, è un segnale anche di sostanza, perché con questa scuola possiamo dare un segnale di vita, di fiducia, di speranza per un futuro nel quale noi crediamo realmente, non soltanto a parole. Crediamo che dalla scuola si possa ripartire per dare dei segnali importanti in queste nostre aree che sono bellissime e sono piene di risorse. L'assessore regionale Francesco Baldelli qui ad Apecchio proprio a sostenere la causa di quelle che sono le realtà del territorio interno, dove le difficoltà sono maggiori ma dove la forza, la spinta non manca certamente, come in questo caso. Ribadisco, con la nuova giunta regionale vi è un cambio di passo notevole rispetto alle politiche precedenti. Non esistono comuni di prima fascia o di seconda fascia, non esistono contrapposizioni tra nord e est della nostra regione, quindi costa e entroterra, o tra sud e nord della nostra regione, ma tutti i comuni, grandi e piccoli che siano, devono avere la stessa rilevanza, quindi servizi omogenei diffusi su tutto il territorio. Sicuramente un impegno da parte dell'amministrazione locale, ma anche della gente che vuol credere in questo, vuol guardare al futuro proprio attraverso la scuola. Sono qui ad Apecchio proprio per dimostrare questa volontà della Giunta regionale delle Marche. Abbiamo appositamente richiesto al governo, che speriamo non tardi nel darci risposta, 200 milioni di euro da attingere nel Recovery Fund per adeguare sismicamente e rendere
efficienti i nostri istituti scolastici. Dicevamo anche nei più piccoli centri, ecco questa presenza ad Apecchio. Lo abbiamo già fatto nella sanità, bloccando gli ospedali unici che desertificavano la sanità sul territorio. Abbiamo aggiunto 12 milioni di euro di risorse proprie della regione per l'edilizia sanitaria ospedaliera proprio nelle strutture, per le strutture dell'entroterra, per porre rimedio ai danni compiuti nel recente passato. Lo vogliamo fare anche nelle scuole, utilizzando fondi che lo Stato ci dovrà trasferire per l'adeguamento sismico, energetico, anche per creare nuovi spazi al servizio dei nostri giovani, che sono il futuro della nostra comunità e quindi vanno tutelati. Un evento importante che mi trova doppiamente emozionato, perché mi trovo qui nel mio paese Apecchio ad inaugurare questa scuola, è un passo molto importante. E per questo sì, ringrazio tutte le amministrazioni passate, soprattutto l'amministrazione comunale presente, che ha creduto fortemente a questo progetto. Ora la struttura c'è e bisogna continuare a lavorare per sostenerne i contenuti, quindi gli studenti e la didattica. La Regione Marche farà questo. Non a caso oggi ha voluto essere presente anche l'assessore ai lavori pubblici, quindi all'edilizia scolastica, Francesco Baldelli, e la sua presenza è testimonianza di ciò. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, qui ad Apecchio a testimoniare l'attenzione verso un territorio dove la voglia di vivere è evidente. Certo, questa è una grande soddisfazione, cioè il mantenimento e il rifacimento e la ristrutturazione delle scuole all'interno del territorio per me è un segno molto importante per mantenere e cercare di mantenere tutti i servizi all'interno del territorio. La scuola è uno di questi, la scuola è l'elemento base. Apecchio, che è una delle aree diciamo più interne della nostra provincia, merita questo e merita tant'altro ancora, come lo meritano tutti i piccoli comuni che hanno delle scuole e che debbono essere tutelati, perché se non c'è un minimo di servizi che cominciano dalla scuola, il nostro entroterra sarà sempre di più spopolato. Quindi un'iniezione di fiducia. Certo, un'iniezione di fiducia, perché io credo anche che con questa pandemia si sia evidenziato l'importanza di vivere nei piccoli borghi, dove oggi con lo smart working, con tutti quelli che sono i collegamenti in banda larga, è possibile lavorare per alcuni anche all'interno dei piccoli paesi, e forse in momenti come questi forse si vive anche meglio che in una grande città, perché qua anche se esci, come vedi, sei completamente immerso nella natura e hai la possibilità di fare anche delle passeggiate senza incontrare nessuno, perché la densità per chilometro quadro tra Apecchio e le grandi città o anche i piccoli paesi sono completamente diverse. L'ingegnere Italo Grilli ha seguito i lavori di ristrutturazione e messa a norma del plesso. Ecco, in che cosa sono consistiti? A parte il fatto che i ragazzi in questo periodo sono stati in una struttura che abbiamo visto qui a fianco, provvisoria. Sì, i lavori sono partiti un anno fa in occasione dello stanziamento dei fondi da parte della regione per il ripristino delle scuole regionali, e il comune d'Apecchio è riuscito a intercettare questa, tramite la graduatoria ovviamente, questi fondi che hanno consentito la sistemazione e la messa in sicurezza della scuola da un punto di vista sismico. Prevalentemente questo è un intervento di riduzione del rischio sismico. Questa scuola, che aveva un rischio molto elevato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sismico, con gli interventi che sono stati eseguiti ha ridotto il suo rischio notevolmente, fino a ritenerla una scuola sicura da questo punto di vista. Quindi quella che dovrebbe essere normalmente, no, una struttura che risponde ai requisiti sismici, ma sappiamo che in Italia zona sismica per eccellenza, insomma, questo problema è un problema che da anni si ripropone ogni volta che magari c'è un sismo, ogni volta che c'è un evento straordinario. Ecco,
pian piano dovremmo riuscire a creare questo sistema di scuole sicure, ma non solo di scuole, di tutta l'organizzazione degli edifici pubblici che debbono dare garanzie ai cittadini, dalle scuole, agli ospedali, alle caserme, ai comuni, a tutti quelli che sono gli edifici che in caso di evento straordinario debbono dare il supporto immediato, e quindi loro non possono creare loro un problema, perché altrimenti si sommerebbero ai problemi che i singoli cittadini avrebbero. Quindi la messa in sicurezza delle scuole è un primo elemento fondamentale di questo sistema. Edoardo Virgili, il direttore, ecco un momento di festa per Apecchio, i bambini che stanno uscendo, l'inaugurazione di questo plesso scolastico, davvero un momento importante per questo cittadino. Assolutamente, è un momento atteso, è un momento bello, anche il tempo ci ha favorito, i ragazzi, i bambini sono entrati scaglionati, prima è entrata la scuola media, poi la scuola primaria e adesso la scuola dell'infanzia. Prendono possesso di un edificio nuovo, moderno, sicuro, con stanze colorate bellissime che predispone anche al buon umore, e quindi è un evento da segnalare, un evento positivo di speranza in questo periodo che è molto difficile. Quindi